e grazie per essere così numerosi. Si sente? Come avevamo detto, non si sente? Non si sente bene. Allora avvicinatevi un poco perché stiamo facendo tutto in economia con le casse e gli attrezzi del comune, quindi più di questo non possiamo. Allora, come avevamo detto in campagna elettorale, l'obiettivo di questa amministrazione era quello di stare accanto ai cittadini e creare un rapporto di collaborazione e di confronto diretto per valutare quindi ogni mese, avevamo detto, ogni 2 mesi o comunque quando ce ne fosse bisogno, insieme le problematiche della città. E pertanto, dopo già circa, io mi sono insediato il 23 maggio, mentre la giunta si è insediata il 31 maggio, quindi dopo circa un mese e 10 giorni, ci presentiamo a voi, perché è giusto iniziare anche a far comprendere e quindi confrontarci su quello che noi abbiamo ereditato e su ciò che iniziamo quindi anche a programmare. Vedete, è fondamentale questo incontro perché noi crediamo che tutto ciò che appartiene al passato si debba sapere, è stato anche già discusso ed è stato oggetto di confronto in campagna elettorale, ma è anche corretto ai fini di quello che debba essere addebitato a questa amministrazione, che voi sappiate da dove noi iniziamo e quindi ciò che noi faremo e ciò che sarà addebitabile a questa amministrazione, perché noi intendiamo assumerci tutte le responsabilità, però è chiaro che non possiamo assumerci le responsabilità delle cose errate che sono state fatte in passato, questo l'abbiamo detto ed è chiaro, è pacifico, penso che voi tutti comprendete questo. E proprio nell'ottica della chiarezza e del confronto, noi vogliamo un'operazione verità. Operazione verità significa iniziamo col dire cosa abbiamo trovato, dopodiché iniziamo anche a programmare insieme cosa possiamo fare e cosa vogliamo fare per la nostra città, con i mezzi e le risorse che abbiamo a disposizione. Fermo restando che questo incontro, se qualcuno pensa che sia un comizio per attaccare qualcuno o per fare campagna elettorale, non lo è affatto. Questo è un incontro in cui, come ribadisco, noi vogliamo soltanto rappresentare ciò che in questo momento abbiamo trovato, ciò che stiamo cominciando a fare, e quindi vi dirò in questi primi 20 giorni quali sono i nostri atti di indirizzo che abbiamo messo in campo. Allora, iniziando dal fatto che, come voi ben sapete, la giunta comunale si è insediata il 31 di maggio e io come sindaco, mentre prima la norma diceva che potevano esserci 10 assessori, quindi fino alla precedente amministrazione, la nuova norma dice invece che ce ne devono essere 6. Noi in questo caso la mia scelta è stata quella di nominarne 5, quindi fare uno in meno assessore, proprio perché nella prima settimana, quindi in cui sono stato insediato, ho iniziato a dare un primo sguardo a quella che è il bilancio, a quella che è la programmazione economica che si deve affrontare nei prossimi 4 mesi. E quindi ho capito che la situazione era grave, gravissima, che già lo sapevamo, ma più di quanto ci immaginavamo, anche perché, vedete, c'è Monti che in questo momento fa le sue norme, le sue leggi, che taglia e che quindi poi noi cittadini, e quindi un sindaco che è un cittadino come voi, è costretto anche a subire sul territorio. E allora noi abbiamo iniziato quindi a fare il primo sacrificio politico, quindi lo chiamiamo così, nel senso che ho invece di fa fare 6 assessori ne ho nominati 5. Tra l'altro 5, che mi dispiace per coloro che hanno avviato una campagna elettorale, hanno fatto una campagna elettorale nei miei confronti pensando che chissà chi dovessi nominare, quale persone siano, che corrispondono tutte alle caratteristiche di quando ho dichiarato e di quando ho detto, proprio per il discorso che noi siamo coerenti con quando ci pronunciamo e quando diciamo e quindi nei fatti poi cerchiamo di realizzare ciò che diciamo. Allora, in questo senso, oltre ad avere quindi una squadra di assessori che già ho presentato in diverse occasioni, che sono già all'opera, che sono dei professionisti, il primo atto è stato quello, nello stesso giorno, quindi farò una sorta di cronistoria di quello che è stato il mio operato, il primo giorno dell'insediamento, di andare a Palermo per iniziare a valutare subito e quindi sollecitare quello che è un nostro problema annoso che noi tutti vediamo e stiamo vedendo in questi giorni, che è il problema spiagge e il problema erosione costa. Perché
Perché vedete, si è parlato tanto di milioni di euro, di progetti, di ciò che si doveva fare in questa città. E allora, così facciamo chiarezza e diciamo cosa c'è, cosa è stato programmato. E allora, grazie anche al fatto che conoscevo il commissario straordinario che si occupa dell'erosione delle coste e che ha seguito anche questo da vicino, abbiamo avuto tra l'altro anche l'opportunità di seguire subito e dare impulso a quella che era una nuova conferenza di servizi che si è insediata immediatamente nei primi di giugno e che ci sono stati già 3 incontri. Noi abbiamo in itinere, così anche per saperlo, abbiamo un progetto che deve far passare dalla sua fase, diciamo, definitiva di circa 14 milioni di euro, il progetto che deve essere approvato dalla conferenza dei servizi. Finanziati invece, quindi i soldi che abbiamo a disposizione nel caso in cui questo progetto quindi venga elaborato bene, sono circa 5 milioni di euro. 3 milioni di euro sono stati dati in una prima tranche che già il Comune ha incassato, 2 milioni di euro che ancora non sono stati incassati ma che sono già spendibili e quindi nel momento in cui il progetto sarà definitivo sono pronti per appaltare e quindi partire anche con il lavoro in questo caso. E allora, nel momento in cui noi andremo a fare questo progetto, quindi a realizzare, quindi avere un progetto che sia definitivo, potremo mettere subito a bando, quindi i nostri dirigenti faranno la determina a contrarre e quindi potremo partire con i lavori. Vedete, anche in questo voglio che sia chiaro, l'amministrazione, il sindaco, il suo obbligo, il suo dovere è quello di dare l'indirizzo politico e spendersi affinché le cose vengano realizzate. In questo senso io mi sono battuto, qua c'è anche, vede in piazza il nostro ingegnere capo, l'architetto Brex, che potrà testimoniare, perché è giusto che i nostri cittadini sappiano come funzionano queste cose. La conferenza dei servizi significa che ogni ufficio, quindi ogni ente, il genio civile, la sovrintendenza, il comune, il demanio del marittimo, si pronuncia e dice ognuno come il progetto può andare. La capitaneria di porto dice quali sono le sue condizioni, le sue prescrizioni. La sovrintendenza dice per me ci vuole quest'altro carotaggio piuttosto che un altro. Vedete, in questo senso io ho partecipato alla prima riunione ed è stata una riunione in cui ho avuto subito un confronto d'impatto con i dirigenti, tra l'altro tecnici, burocratici, così che li chiamiamo, in cui ho spiegato che noi non possiamo permetterci il lusso di aspettare 2 anni affinché ci siano delle norme o ci siano dei dirigenti che un anno prima dicono che va bene e un anno dopo dicono no, ora ci vuole un'altra documentazione, no, ora ci vuole un altro foglio. Perché vedete, quando poi ci rendiamo conto che la nostra spiaggia incomincia a diminuire, incomincia ad essere sempre più stretta, le nostre coste incominciano ad avere quei problemi di erosione, poi tutto si addebita anche alla politica. E allora ho spiegato, vedete, siccome me la parola me la piglio io, e allora a questo punto è chiaro che ora me la parola invece smetta Biauz. E anche in questo senso, e qui è presente proprio, c'era anche l'assessore, 2 assessori che erano presenti, alla sovrintendenza, ma devo dire che ho trovato anche molta spalla in questo senso, in quella che era la capitaneria di Porto, che ha condiviso con me l'idea di essere più veloce al massimo per quella che è una progettazione che è importante per la nostra città nell'ottica anche del turismo e nell'ottica di usufruire al meglio di quelle che sono le nostre spiagge. È chiaro che se la programmazione fosse avvenuta prima, noi avremmo magari dei progetti che fossero già stati realizzati e quindi avremmo delle opere. Ma in questo senso noi ci assumiamo le nostre responsabilità e diciamo che da oggi in poi siamo noi i responsabili e su questo ci batteremo noi, e quindi se ci saranno dei tempi morti saremo noi i responsabili. Vi posso assicurare che già in 10 giorni sono state fatte 3 riunioni della conferenza dei servizi. Loro hanno 90 giorni, ma noi siamo ogni giorno là a tambinarli perché gli abbiamo detto che noi vogliamo il progetto, anche perché, vedete, quando abbiamo 5 milioni di euro e qualcuno poi pensa che tra l'altro con questi 5 milioni di euro si può fare tanto, si può fare tanto, ma se passa il tempo i prezzi aumentano e poi si può realizzare sempre meno di rispetto a quello che si è concordato. E quindi spiegavo anche questo ai nostri dirigenti e tecnici. Allora, siccome noi il problema ce l'abbiamo, ed è serio, lo vediamo tutti, anche lì ci dobbiamo battere. E quindi il nostro primo obiettivo è stato questo, e quindi in queste prime settimane, tra l'altro, abbiamo fatto già degli incontri a Siracusa anche per questo. Dopodiché, sempre perché noi siamo coerenti con quanto abbiamo dichiarato, mi sono mosso su un'opera a noi cara, che è quella del depuratore. Un'opera che se ne parla tanto, che abbiamo detto che in ogni campagna elettorale, ogni amministrazione ha detto lo faremo, lo metteremo in moto, ci sarà, è quasi un qualcosa di cui sempre se ne discuteva. È stato dato indirizzo politico e con, in questo caso, obiettivo, l'architetto Brex mi risorride, in cui ho detto che valuterò e sarà considerato tra
gli obiettivi gestionali dell'anno 2012 per capire se non sarà messo in moto, lui avrà meno soldi nello stipendio, perché ho già detto che quest'opera deve essere realizzata. E allora anche in questo senso, realizzata lo è, ci sono ancora alcune cose che devono essere collaudate, ma già ci siamo, ma l'obiettivo è subito di metterle in moto, perché anche lì il rischio è che una cosa si fa, poi si mette ferma, si ammalora e poi abbiamo bisogno dell'altro soldo per metterla, farla funzionare. E allora l'obiettivo anche lì è metterla in moto, però c'è qualcosa che si diceva in campagna elettorale, gli impianti idrici, la SAI 8, quelli che noi dovremmo dare ai privati, no? La SAI 8, spettano ai privati per contratto, quindi noi sappiamo benissimo che c'era un problema che c'è un ricorso in cui hanno fatto diversi comuni e altri no, invece hanno consegnato, come noto, che hanno consegnato la SAI 8 ai privati, per intenderci, gli loro impianti, l'acqua, hanno consegnato gli impianti, invece Avola non li aveva consegnati, ingaggiando quello che era un ricorso. Alcuni dei miei avversari politici sostenevano, facendo delle azioni in campagna elettorale, che una volta io che fossi diventato sindaco avrei consegnato l'acqua ai privati. Bene, ancora una volta mi dispiace deluderli e confermare invece ciò che noi abbiamo dichiarato in campagna elettorale, e noi abbiamo già oggi, vi do la conferma alle 18:48, mi è arrivato il messaggio del nostro avvocato in cui, visto che io ho dato mandato io 10 giorni fa di fare ricorso, e quindi perché noi non vogliamo consegnare, quindi abbiamo messo dei legali contro la SAI 8, che è stato sospeso il provvedimento fatto dal commissario ad acta da parte della Regione Siciliana che voleva venire a prendersi l'acqua. Noi abbiamo in questo momento sospeso i termini e stiamo lottando in termini legali su questo, che è giusto che voi sappiate tutto. Quindi io anche lì mi sto battendo, e quindi abbiamo messo già i legali e sono in moto su questo. E proprio oggi alle 18:48 è stato emesso il decreto di sospensiva. In questo senso il depuratore fa parte dell'impianto di sistema idrico. È sempre la SAI 8 che è il privato. Mi ha detto, lo apprendiamo dai giornali, che lei, il sindaco di Avola, vuole affidare e quindi vuole mettere a gestione quello che è l'opera del depuratore, dandolo ad una gestione esterna che non siamo noi. E quindi li mettiamo in mora con quello che potrà essere il risarcimento dei danni che voi dovreste poi a noi nel caso in cui non ce lo date. Anche lì, con il parere legale, ci stiamo muovendo, ma il nostro obiettivo, come abbiamo detto, è gestire da noi, quindi gestire noi come comune quelle che sono le nostre opere. E allora ho dato mandato anche al nostro ingegnere di preparare un bando in cui noi possiamo affidare ad una gestione esterna, attenzione a questa parola esterna che gli avversari politici subito useranno e hanno usato in questi giorni, invece di essere costruttivi e chiedere cos'era, subito iniziarono a lanciare subito messaggi, avevamo detto che dovevamo darla noi, dovevamo gestirla noi. Per essere chiari, per gestire un depuratore, cioè delle persone che lo sappiano usare. Quando c'è una macchina, c'è l'autista che sa far portare la macchina, giusto? Se non è una patente non la potevamo buttare. I nostri dipendenti comunali non sono in grado di fare funzionare il depuratore. E allora è chiaro che noi dobbiamo formare i nostri dipendenti comunali. Nello stesso tempo dobbiamo però accelerare l'iter per farlo funzionare. Quindi l'esigenza qual è? Fare un appalto, quindi un bando in cui diciamo ci serve un autista, quindi un esterno, che ci mette in moto la macchina e ce la faccia funzionare. Nel frattempo, 6 mesi, 9 mesi massimo, gli diamo noi 6 dipendenti nostri, che li individueremo, e gli diciamo a questi 9 dipendenti, questi 6 dipendenti nostri, di iniziare ad imparare a come far funzionare la macchina, dopodiché fra 9 mesi voi andate via e guideremo noi la macchina. Quindi la gestione sarà nostra. È chiaro che però in questa fase dobbiamo avere per forza chi dovrà insegnare come si porta la macchina, perché se no non la potevamo mettere in moto mai. Anche in questo senso vorrei ribadire sempre ai cari amici che sono per costruire insieme per la città, che noi abbiamo anche l'obiettivo di continuare a gestire noi il depuratore, e le bollette dobbiamo farle arrivare noi come città di Avola. Quindi anche se abbiamo questa gestione esterna, saremo noi che provvederemo sempre a quella che è la tariffa. È chiaro che se una cosa funziona, aumenterà il prezzo. Ma questo però, che sia chiaro, anche lì c'è stato un errore di progettazione. Perché vedete, quando qualcuno sempre ha detto da questi palchi, noi abbiamo fatto, noi abbiamo fatto, noi abbiamo fatto. Beh, avete fatto errando. Perché è giusto che voi sappiate che per far funzionare il depuratore ci vogliono circa 1.700.000 euro l'anno. 1.700.000 euro l'anno. Di questo 1.700.000 euro l'anno, circa 900.000 euro sono soltanto di spese per energia elettrica. Però il progetto che è stato realizzato
da parte dell'amministrazione precedente, e non è quella Barbacallo, è anche quella prima, che quella hanno fatto prima, precedente ancora, era un progetto che non ha previsto che ci potevano essere questo dispendio di energia elettrica e quindi poteva prevedere dei pannelli fotovoltaici per farci risparmiare. Tutto questo non è stato fatto, pensando che poi questa cosa doveva funzionare come? E allora la mancanza di prospettiva, anche lì, ci porterà ad essere penalizzati. Una mancanza di prospettiva che è stata messa anche nel collaudo, perché vedete, quando si fa un'opera del genere, nell'appalto si va ad inserire una clausola che dice: ora tu che finisci di costruirmi quest'opera, me la metti a regime, me la fai funzionare e vedremo se funziona. Questo non è stato fatto. Quindi con il rischio che tra l'altro noi daremo la gestione esterna e può essere magari qualcosa non funziona e poi una macchianci di danni. Questo non sarà fatto. Noi lotteremo anche su questo, studieremo, già stiamo studiando anche questo, quindi avvisiamo anche la ditta che lì siamo pronti a fare battaglia. Ma vedete, questi sono gli errori. Però delle precedenti amministrazioni, sono gli errori che sono stati fatti in passato. E allora, per l'operazione chiarezza, da oggi in poi noi siamo responsabili per quello che faremo. Per quello che c'è stato prima, è chiaro che noi cercheremo di riparare agli errori. Cercheremo di riparare agli errori. Quindi sul depuratore, massima vigilanza, ci stiamo muovendo e siamo all'opera, anche su quello che è il problema dell'acqua. Vorrei anche parlare di ciò che Avola e noi, tutti i cittadini, abbiamo ereditato, perché tutti, usando io anche quello che è il filo diretto di Facebook, usando il filo diretto delle mail, usando il filo diretto di essere presente, una città da bonificare, una città che poi è abbandonata, sporca, in cui c'era ammonizia, calcio per i peri, in cui c'era bisogno subito nel primo mese di intervenire. E anche in questo senso ringrazio comunque subito la ditta, gli operatori che sono messi in moto, l'ufficio ecologia. È chiaro che tutto ancora non siamo potuti arrivare dove c'era bisogno, ma ci stiamo muovendo, stiamo lavorando. Ma questo è da addebitare anche ad una mancata programmazione che durante anche la campagna elettorale non è stata fatta. È chiaro che noi, l'ho detto anche in questi giorni, qualcuno diceva bacchetta magica non ne abbiamo, perché non è che nei 20 giorni potevamo cambiare la città o pensavamo di cambiare la città. Noi stiamo lavorando per fare questo, ma purtroppo le elezioni capitano in un momento anche che per la nostra città è importantissimo, quella della stagione balneare. E anche lì stiamo intervenendo, siamo intervenuti subito, velocemente, urgentemente con la pulizia delle spiagge. Pulizia di spiagge di nostra competenza, che sono tutto quello che è il litorale che va dal lungomare Tremoli, quindi con Loggia e Pandanello, e purtroppo, ahimè, con una gestione inadeguata che vi è stata per quanto riguarda le spiagge di Cicirata, di Gallina, di Piccio, che noi abbiamo sollecitato la provincia regionale avendo un appalto in quel momento di bando di competenza alla provincia regionale, quindi che stava gestendo, al quale mi hanno garantito, parola d'onore anche dell'assessore, mi ha detto che entro questo sabato sarà tutto pulito. Speriamo, anche perché essendo persone quindi che poi si parla, mi hanno chiesto: Luca, basta attaccare, parola d'onore che lo faremo. Beh, il problema non è che è solo mio personale, ma dei cittadini, ho chiesto che ne usufruiscono e quindi anche lì noi abbiamo fatto già due lettere per iscritto alla provincia e stiamo sollecitando anche questo. Per quanto riguarda le nostre spiagge, anche lì è chiaro che noi l'anno prossimo vorremmo che le spiagge fossero usufruite dai nostri cittadini già da maggio, non da giugno, e quindi programmeremo per tempo quella che è la pulizia e quindi l'utilizzo delle spiagge. Ma è chiaro, come ripetevo prima, noi ci siamo insediati ora e quindi ora stiamo facendo con urgenza. Ma troverete, nonostante tutto, già i punti ecologia, i punti eco con i bidoni di raccolta differenziata nelle spiagge già a partire anche dall'altro ieri. Troverete spiagge attrezzate già anche con le docce. Troverete un'area che abbiamo bonificato nella zona lungomare Tremoli. Troverete quello che è il servizio di bagnini in tutte le spiagge anche con la loggia. Quindi troverete tutta una serie di servizi che con urgenza abbiamo bonificato e che stiamo facendo e che vi stiamo dando. Quindi è chiaro che noi abbiamo già in questa fase voluto subito accelerare. È ovvio che non ci sentiamo appagati noi stessi e l'anno prossimo vorremmo fare sempre di più, ma crediamo anche che però il servizio in questo momento stia funzionando e quindi siamo sempre vigili e in questo vi chiediamo a voi di controllare, di darci le vostre critiche, di dirci sempre ciò che non va, perché così possiamo anche migliorarci. Quindi l'obiettivo è, qualcuno mi dice: Sindaco, ma ce la posso dire? No, no, ma te dire tutto così. Cioè, l'obiettivo è chiaro che se è costruttivo e serve per migliorare per la nostra città, che ben venga. Noi vogliamo questo, vogliamo una città migliore. Quindi insieme vogliamo costruire. Se la critica è soltanto di fare l'articolo nel giornale, perché qualcuno pensa che sa fare la campagna elettorale, ora ci sui regionale, o che ancora deve continuare, che non ha capito che le elezioni sono finite, noi con queste persone non vogliamo a questo punto neanche dialogare.
Perché noi abbiamo detto dal primo giorno che noi vogliamo il dialogo con tutti, il confronto. Non c'è bisogno di scrivere l'articolo nel giornale, quando il giorno prima ci siamo visti e già ho detto che ho dato l'appalto al cingolato che domani deve venire con la ruspa e però il giorno dopo mi trovo l'articolo nel giornale. Perché questo non aiuta alla città, non aiuta alla visione della città per un turismo che noi vogliamo dare alla nostra città. Perché l'immagine, se tutti i giorni scriviamo che in città le spiagge sono sporche, tutti i giorni scriviamo no giornale, usano usano Catalia, uno dice hanno Catalia, dice ma non ci vengono a Raula. E poi capace che invece 100 metri di spiaggia sulla 2,5 km che è sporca, perché in quel momento è solo quella. Quindi anche lì, e allora la critica, il confronto, l'articolo bene, però pensiamo anche a ciò che ne deriva da ogni cosa. Non possiamo essere soltanto denigratori della nostra città, anche dobbiamo cominciare ad essere positivi, pensiamo positivo. Perché se no, se noi ci pensiamo sempre come attaccare, tutti hanno c'è campagna elettorale, non costruiremo mai. Allora il messaggio è, cominciamo a cambiare mentalità, perché se è sporca anche la città, la colpa è nostra. Non è che c'è tu io cosa in terra. Ma scusate, quindi capiamoci. Quindi entriamo nell'ottica che questa città deve crescere mentalmente. Noi interverremo le misure, noi interverremo con i deterrenti, noi interverremo con le sanzioni. Abbiamo fatto le sanzioni, il corpo dei vigili urbani sta incominciando anche in questo senso ad essere più presente, perché già abbiamo chiesto con gli orari suppletivi fino a mezzanotte, stanno girando. Ma è chiaro che però non è che possiamo uscire davanti e controllare ognuno e ci mettiamo un vigile urbano ognuno canto. Questa città deve crescere anche mentalmente, civilmente. Vedete, questa è la cosa fondamentale. Non abbiamo bisogno sempre di chi ducano a dire che cacca c'è bisogno lo cassonetto. Iniziamo anche noi invece a pensare come aiutare. Per il porta a porta noi ce l'abbiamo, e anche per gli ingombranti c'è un numero di telefono, poi un frigorifero da gettare fuori dalla casa, basta chiamare all'ufficio, vengono a prendere solo loro, non c'è bisogno che stata mensacciata, sono venuti a pigliare i nidi, c'è una squadra, c'è una ditta che funziona, ma qual è il problema? Cominciamo a pensare anche a questo. E allora in quest'ottica, vedete, noi abbiamo avviato anche un processo di collegamento con la sicurezza, la legalità, con i nostri vigili urbani che sono sempre, ora abbiamo chiesto di essere più presenti, lo sono, è chiaro però che tutti noi non è c'è da morire che la cuppa è sempre sopra, se le cose non mano, perché vogliamo sempre un vigile che va a tagliare, ognuno si assume le proprie responsabilità, e questo l'ho detto anche ai nostri dipendenti, loro saranno sempre presenti, faranno il loro dovere come è scritto, che è giusto che lo fanno, ma i cittadini hanno a fare il loro dovere solo, quindi questo è importante. Quindi anche in questo senso ci stiamo muovendo nell'ottica di capire che tutto quello che si fa è nell'ottica nostra, nell'ottica di una squadra e di una sinergia. Cortesia mia, a favore, non me ne fanno gli dipendenti, e manco gli fanno che abbiamo. Gli fanno gli artistissimi, perché i figli l'hanno magari i dipendenti comunali di questa città. E anche loro soffriscono dei servizi della nostra città. E allora, vedete, ora, dopo che noi tra l'altro abbiamo lavorato su una serie di indirizzi di velocità, di urgenza, quindi di sicurezza, di viabilità, abbiamo subito anche messo mano e ho guardato quella che era, guardo qua perché ho l'elenco delle cose un po' che mi sono scritte da dire, perché ne abbiamo fatte in un mese cose, devo dire che comunque ne abbiamo fatte. Noi abbiamo anche, io ho visto subito cos'era il bilancio, che lo so cos'è il bilancio, ma cos'era il bilancio in termini reali. E allora, per essere chiari, la città di Avola in questo momento ha 5.800.000 euro di scopertura di cassa. Ovvero, a banca ci hanno domandato 5.800.000 euro, è come se voi cittadini venite a chiedere uno prestito, 5.800.000 euro, e gli paghiamo 120.000 euro l'anno di debiti, o meglio, di debito significa reinteressi, quindi in altri ci hanno in altri 120.000 euro. Poi abbiamo 4.400.000 euro circa di quelli che sono i vostri crediti, i fornitori, le ditte, che dicono avanzano soldi ro comune, per capirci. Quindi anche in questo senso, quando vengono le ditte e chiedono quando arriva il pagamento mio, arriverà anche il turno, perché ognuno sarà seguito, lo stiamo facendo noi, l'ordine cronologico, perché è giusto che se uno ha presentato la fattura prima l'auto si è pagato, è chiaro che se c'è l'urgenza, che nel momento c'è un cloro dell'acqua, che siamo a cattare subito, perché sennò abbiamo un problema di potabilità, anche lì dovremo subito intervenire e fare pronta cassa. Però stiamo seguendo anche lì un ordine cronologico e di rigore, sulla base anche delle urgenze che abbiamo. Quindi 5.800.000 e 4.4, significa che già siamo oltre i 10 milioni di euro di cose che a manescere. In più ci sono le opere che dobbiamo andare a appaltare, quindi ci saranno
depuratore, tutte cose che noi dobbiamo cominciare a finanziare e quindi a lavorare con le persone poste. E allora in questo senso, vedete, noi non è che non lo sapevamo, o io Stadio Galanno dall'astronauta, qualcuno ha scritto in un giornale che io sono astronauta e sono sceso sul pianeta Terra. Vedete, forse voi invece, qualcuno pensava che noi stavamo, e tutti voi cittadini, eravamo in un altro mondo. Però per fortuna, siccome gli avolesi sono abbastanza intelligenti, hanno scelto e hanno fatto comprendere a loro che ne stanno buttando in un altro mondo. E allora, cari miei avversari, oppositori, non lo so come definirvi, vi invito ancora una volta a dare soluzioni spendibili per la nostra città. A non fare articoloni in cui si parla tasse per tutti, stangata per tutti, allarmare i nostri cittadini. Calma, la campagna elettorale ora fra un mese va a facidere il regionale. Calma. E allora invece iniziamo a pensare alle soluzioni fattibili ora, nell'immediato. Perché vedete, il bilancio di un ente locale si fa dal 1° dicembre al 31 dicembre. Significa che io dovrei fare entro il 31 dicembre. Il bilancio già dell'anno dopo, quindi significa che programmo dal 1° dicembre del 2012 al 31 dicembre 2012 quanto devo spendere e quante entrate devo avere. Noi stiamo insediando ora e dobbiamo programmare già un bilancio che per 7 mesi è già stato speso ed utilizzato in dodicesimi, in deroga a quelle che sono le norme, e che quindi noi dobbiamo ora programmare per i prossimi 5. Tra l'altro, badate bene, lo Stato, perché Monti sta tagliando, sta accettando i comuni, ci sta dissanguando, voi cittadini state dissanguando tramite i comuni. Ci dice avete tempo fino al 31 di agosto per approvare i vostri bilanci. Quindi significa 8 mesi e quindi poi 4 mesi da programmare. Significa un consuntivo, per capirne. Quindi signor, noi dobbiamo prendere atto di ciò che è stato speso. E allora quando qualcuno si arrosbiglia e mi dice mia, vendiamo gli immobili, grazie, già ci abbiamo pensato, abbiamo iniziato anche a fare. Ci sono i dirigenti, li abbiamo messo per iscritto, piano delle alienazioni, delle opere, dei beni immobili che abbiamo a disposizione che possiamo vendere, ma non è che l'immobile si vende in una regione e io ora domani vendo subito il museo, non è un museo, scherzate, attenzione perché sennò poi va a fare una parola che subito la pigliamo, giusto? Cioè, io vendo subito un immobile, è chiaro che noi dobbiamo fare questa opera, ma questa va programmata, quindi questa opera di risanamento del bilancio va programmata. Allora noi in questo momento dobbiamo andare subito quella che è l'emergenza, l'urgenza, chiudere un bilancio. Chiudere un bilancio significa garantire anche i servizi, la pulizia, servizi che noi abbiamo bisogno, significa garantire la sicurezza, significa garantire la legalità, significa pagare i nostri dipendenti, significa garantire tutto ciò che abbiamo bisogno. Ora qualcuno mi diceva ma io c'ho un pittuso, una avanzaporta nella mia casa, quando ho puliziato. Anche lì significa garantire servizi necessari alla lampadina. Qualcuno dei consiglieri comunali ha fatto un articolo giornale e dice che non abbiamo le lampadine. Cioè, questo ormai è un articolo giornale, anche questo. Vedete, noi ci siamo insediati ora. Ora è chiaro che le lampadine non la cata assessore o sindaco, questo è chiaro. Cioè, non è, quindi noi stiamo intervenendo e abbiamo chiesto ai nostri dirigenti, agli uffici, di intervenire e farci un quadro completo di quelle che sono le esigenze e le priorità. Se stamattina è venuta da me, lei nel sole, e mi dice a me che noi abbiamo un impianto obsoleto di quelli che sono i corpi illuminanti di questa città da più di 30 anni, ma la colpa è mia. Se noi paghiamo circa 2 milioni e 300 mila euro di Enel, la colpa non può essere nostra. La colpa è di chi invece non ha pensato a sostituire per tempo con le nuove tecnologie i corpi illuminanti. La colpa è di coloro che non hanno pensato che questa città andava programmata anche in questo senso. Vedete, noi stiamo ereditando delle cose e siccome assumo la responsabilità di ciò che dico e come vogliamo fare, noi già abbiamo detto anche a loro, con l'Enel Sole, con l'Enel, con tutti i nostri, di programmare subito l'intervento, perché non è possibile spendere 2 milioni di euro quando ne potremmo spendere 1 milione e avere dei corpi illuminanti fuori, nuovi, e avere più luce anche per i cittadini. Questi sono gli errori che sono stati fatti nel passato, perché sono cose che magari noi tutti non vediamo, perché noi alla lampadina non ci facciamo caso. E ne pare che è un servizio che non è normale. Invece no, queste sono le cose importanti che c'è da risparmiare, razionalizzare le spese. Che ne parlate, cari oppositori, cari che scrivete articoli nel giornale. Valutare come razionalizzare le spese, questo è per razionalizzare le spese. Quali sono i programmi energetici che sono stati fatti in questa città? Cose scritte, negate, o faremo, non faremo. Ma i fatti sono questi. Che noi paghiamo 1 milione di euro per la centrale di Gallina, per le pompe di sollevamento. Questo è il problema. E poi non manca l'acqua se si rompe un pezzo. Perché c'è una centrale che è obsoleta.
E ci vuole un pezzo che costa 40.000 euro e noi dobbiamo comprarlo solo per tenerlo di riserva. Perché è mancato il giorno dopo che mi sono insediato, è mancata subito l'acqua. E i cittadini di Cimizica, io dopo. Come è che ho fatto? No, invece perché? C'è stato un pezzo che si è rotto e subito abbiamo dovuto avere circa 28.000 euro. Questo non è ammissibile per una città di 30.000 abitanti. Per una città che vuole essere volano di quella che è la zona sud. Allora, siccome noi vogliamo questo, noi ci assumiamo le nostre responsabilità e vogliamo metterci in campo anche per risolvere questi problemi, che magari voi non li vedrete immediatamente. Ma perché non si vedono immediatamente, dobbiamo dirvelo cosa stiamo facendo. E allora, vedete, in questo senso, è chiaro che io non ho intenzione affatto di aumentare le tasse a qualcuno. Ma vedete, però è anche vero che se ci sono su 8.000 comuni, 4.500 comuni che già hanno messo l'addizionale IRPEF al massimo, possiamo andare anche già nel sindaco neoletto a Floridia, che lo ha messo, che si è eletto a Floridia e ha fatto già addizionale IMU aumentate. Palazzolo stamattina ha detto non aumento le tasse e ha aumentato solo l'addizionale, perché l'addizionale più non è una tassa, però l'ha aumentato, è giusto, perché fa... nel messaggio è questo, perché quello che ha fatto Monti è dire voi sindaci mettete le tasse, perché per capirci, oltre al dissesto che noi avevamo, quindi che sapevamo, Monti ha tolto al comune di Avola 2.500.000 di euro. Anche questo caso, lui ci dice, Monti, ce lo mette per iscritto, vai tu con il prelievo sui cittadini. Dice, quindi noi, i sindaci, passiamo, infatti voi vedete anche i sindaci, passiamo per l'esattore. E siccome non lo voglio fare questo, noi stiamo studiando tutti quelle che sono le possibilità per fare in modo che non venga a toccarsi la tasca nostra dei cittadini. Ma è chiaro che dobbiamo garantire da un lato i servizi e dall'altro lato dobbiamo fare pareggiare il bilancio. Quindi anche lì dobbiamo mediare. Però siccome perché qualcuno non voglia che incomincia anche a speculare sulle mie parole della campagna elettorale, ciò che io ho promesso io lo mantengo. E vedete, io avevo detto che abbassavo l'aliquota della prima casa, che avevo detto che l'aliquota della prima casa io la portavo al minimo. Per intenderci, noi abbiamo pagato già entro il 18 giugno al 4 per 1000 la prima casa e al 7,60 la seconda, i terreni, le aree fabbricabili, tutto questo a 7,60. Ebbene, la mia proposta che io ho fatto, è chiaro che poi dovrà approvare anche il Consiglio Comunale, che già ho messo per iscritto, è che la prima casa deve andare al minimo, ovvero dallo 0,4 deve andare allo 0,2. Questo è quello che ho detto e quello che farò. E è anche giusto che quindi voi sappiate a questo punto che nel momento in cui faccio questo, già entro la fine dell'anno, voi pagherete meno per la prima casa. Quindi se voi avete pagato 50, pagherete 30 o 20 o qualcuno addirittura non pagherà niente. Quindi ciò che ho detto noi lo faremo. Ma è anche vero che se io li tolgo da una parte, da qualche parte devono tornare. Quindi è chiaro che non tutti ci possiamo convincere. Allora, in questo senso, chi ha una casa? E innanzi, ma cercare di capire anche che dobbiamo tutelare chi ha una casa. Chi ne ha qualcosa in più e può stare meglio di un altro in questo momento, nell'ottica di una famiglia, nell'ottica di uno comune, dobbiamo fare qualcosa in più. Qualcosa in più, non è che andiamo a fare questa tanto. E in questo senso avevo detto anche agricoltura e turismo. E in questo senso agricoltura e turismo significa che se hai un Tirreno, in questo momento paga al 7,60, al 7,6 ho pagato. E anche in questo senso l'aliquota io la porterò al 4,60, la porterò al minimo. Quindi abbatterò anche quella che è una tassa che è stata messa sui nostri terreni. Quindi io la abbatterò. Quindi anche lì faremo un'operazione in cui vogliamo tutelare i nostri agricoltori. Perché non è possibile che i già che hanno i loro problemi devono ancora pagare sempre di più. Quindi abbasseremo anche lì questa tassa che è brutta, che non esiste. Quindi abbasseremo. Quindi la nostra operazione è tutta legata a fare un'immagine, quindi a dare un'immagine anche della città che possa essere costruttiva commercialmente, quindi sull'agricoltura. Lavoreremo sul turismo e anche lì il nostro obiettivo è portare anche lì quelle che sono le aliquote minori. Perché non è possibile che se uno in questo momento sta soffrendo anche a livello turistico e questa città deve essere turistica, noi lo carichiamo di spese. Quindi l'operazione che noi stiamo facendo è un'operazione di adeguare, semmai, quello che è il carico contributivo, nell'ottica che questa città debba crescere. Anche, quindi noi stiamo studiando tutte le operazioni che sono possibili, tutto quello che noi possiamo fare lo faremo. Sempre nell'ottica che dobbiamo garantire i servizi, dobbiamo dare slancio a questa città e dobbiamo, chi può deve dare il proprio contributo. In quest'ottica
Vedete, sulla Tarsu noi abbiamo ereditato anche lì una aliquota che è ferma al 2007, ovvero la Corte dei Conti ci ha chiesto e ha mandato anche già delle lettere per iscritto di adeguare il costo del servizio, perché per intenderci, noi in questo momento al comune costa 100, i cittadini pagano 65, siamo circa al 65%. La Corte dei Conti, lo Stato ci dice tu devi arrivare al 100%, cittadini costa 100 il servizio, devono pagare 100, questo non sogno curriculum, cioè la Corte dei Conti, lo Stato. E anche in questo senso le amministrazioni ci sono state prima, dice vabbè poco arriva, ma le lettere sono là. Quindi noi stiamo facendo anche lì un'operazione di cercare di fare a modo che comunque chi ha una casa cerchi, dobbiamo cercare di non tassarle più di tanto, e allora possiamo intervenire invece su quelle che sono le banche, e allora aumenteremo alle banche, aumenteremo a chi può, quindi facendo un'operazione di perequazione e di equità sociale, quindi cercando di adeguare quello che è al massimo, quindi le tariffe, per non gravare sempre di più in quelle che le tasche dei nostri cittadini sono, già paghiamo troppo assai. Quindi è chiaro che non possiamo ancora incidere su di noi. Quindi stiamo facendo un'operazione che ci porterà dal 2013, per intenderci, tra l'altro, ad avere anche lì l'arrest, ormai non si chiamerà da Tarso di arrest, si pagherà raccolta, la tassa che ormai sarà anche poi a tariffa, si porterà, quindi ci sarà un nuovo modo anche di gestire quello che è l'impianto, quindi di gestione dei nostri servizi, sia di acqua che di rifiuti solidi urbani. Quindi in quest'ottica ci dobbiamo preparare gradatamente. Ma lo faremo sempre nell'ottica canudo, né io non voglio entrare nelle tasche dei cittadini, non lo voglio fare. Quindi che sia ben chiaro, cari oppositori, cari che ancora facete campagna elettorale, semmai troviamo le soluzioni insieme, e le soluzioni sono intanto quelle di far pagare tutti, gli evasori li scoveremo, ci andremo tutti, io mi sono fatto dare già gli elenchi delle disdette, tutti quelli che hanno disdetto l'acqua sappiano che ora le andiamo a controllare se l'acqua l'hanno addumato stesso, lo sappiano questo. Perché in questa città c'è ancora coloro convinti di fare un furbo. E allora invece dobbiamo pagare tutti e così possiamo pagare anche meno. E allora in quest'ottica, vedete, l'obiettivo è la caccia agli evasori, la caccia a coloro che pensano di poter fregare l'altro o colui che veramente rispetta le norme e paga. Questo noi non lo vogliamo e quindi su questo anche interverremo. Quindi faremo anche un ufficio ad hoc per il recupero anche crediti e faremo un'operazione in cui a tappeto controlleremo tutti. Incominciando anche dai nostri dipendenti, che sta chiaro che gliel'ho detto, perché io li voglio bene, abbiamo valorizzato, ho detto che con loro voglio fare squadra, dobbiamo essere comunità, ma anche loro devono dare il loro esempio, quindi in questo senso inizieremo anche da loro, perché vedete ci sono stati dei fatti in questo ultimo mese anche che sono stati brutti per qualcuno, ma è chiaro che noi vogliamo il rigore, vogliamo che ognuno faccia il proprio dovere, perché è giusto così, per chi ha un lavoro debba fare le proprie, svolgere le proprie mansioni, e quando qualcuno dice ah mettemelo tutti a fare, a putare l'albero, vedete anche lì non è che io posso prendere uno che è qui entrato e ha vinto un concorso pubblico con la qualifica B e farci fare ora o C o D, farci fare ora poi putatore l'albero. Quindi anche queste cose vanno concordate, vanno discusse con i sindacati e vanno fatte nell'ottica di quello che è un inquadramento e di mansioni che loro hanno. Ma è chiaro che noi lo faremo facendo in modo che non ci saranno fannulloni, e stiamo iniziando anche un percorso in cui vogliamo agevolare soltanto la meritocrazia. Non penso qualcuno che ci su telefonato, come me arrivano telefonate per raccomandazioni, perché questo in questo mese non c'è stato e non ci sarà. Perché anche così, tra l'altro, innescando questo meccanismo, tutti, ognuno di noi farà il proprio dovere e potremo tutti avere anche un servizio migliore, che è quello che vogliamo tutti, e i nostri dipendenti saranno anche loro valorizzati e saranno formati adeguatamente. Vedete, per noi a questo punto, visto che si avvicina l'estate avolese e qualcuno continua anche a dire tagliamo a spettacolo, tagliamo video, non facciamo l'estate, noi abbiamo detto che infatti taglieremo e quest'anno faremo un'estate avolese che ad oggi io non ho programmato e non lo programmeremo nessuna spesa per il cantante del lunedì. Mi dispiace dirlo, ma vedete noi in questo momento non abbiamo le risorse per permetterci questo, perché la gente chiede i sacrifici alla politica, noi abbiamo fatto già, abbiamo tolto un assessore, abbiamo risparmiato soldi,
Ora dobbiamo fare sacrifici tagliando anche la spesa per le feste e lo stiamo facendo. Il lunedì anche di Santa Venera non ci saranno boom il lunedì di Santa Venera. Fuochi d'artificio il lunedì non ce ne saranno, ci saranno quando escerà la Santa, la domenica. Per la domenica ci sarà la fiaccolata e i fuochi d'artificio, ma il lunedì non ci saranno queste cose. Non possiamo permettercelo. E allora noi tutti però dobbiamo pensare che tutto questo non possiamo tagliare. Perché anche lì, se vogliamo un'immagine turistica della città, non è che ad un tratto io ora taglio la festa e non faccio più niente. Quindi qualcosa dovrò farlo. È chiaro che noi taglieremo, ma la festa la garantiremo. Perché a Florida stesso, un sindaco ha detto, stanno non faccio l'ascensione. Stanno non ci sono, non lo faccio. No, noi Santa Venera la faremo. Noi faremo l'estate volese. Stiamo facendo un programma di estate volese, che cederà anche la provincia con i suoi fondi, cederà la regione con i suoi fondi, con i nostri fondi che dimezzeremo e taglieremo, ma noi garantiremo quello che saranno i minimi, gli spettacoli, garantiremo la città che sarà vivibile e sarà anche turisticamente vivibile per quanto riguarda anche quello che può essere la giovialità, l'essere presenti, il vivere insieme la città. Questo lo garantiremo, lo faremo, perché tutto non si può tagliare. Quindi se qualcuno pensa, ah, però la luce la fici e comincia a fare arrieri, spettacoli, cose, lì non siamo sempre denigratori. Noi dobbiamo sempre costruire, nello stesso tempo tagliare. Quindi tagliare e ristrutturare. Tagliare e ristrutturare. Però nello stesso tempo avere una prospettiva di quella che deve essere la nostra città. Quindi stiamo programmando, e sempre nell'ottica di evitare ormai quella che è questa polemica continua che qualcuno pensa che ancora c'è la campagna elettorale. Siamo pronti ad un confronto, siamo pronti al dialogo. Costruiamo insieme in questa città. Però basta con gli spot, le nostre promesse, ciò che abbiamo dichiarato noi lo manterremo, tutto ciò che non è possibile fare lo diremo e con voi ci confronteremo, perché è su questo che noi vogliamo affrontare le problematiche della nostra città e su questo che vogliamo basare il nostro rapporto. Quindi per questo che questo incontro, che sarà uno dei tanti, è chiaro magari forse in inverno sarà più difficile farlo per l'atmosfera e quindi sarà più difficile venire in piazza, però ci saranno i mezzi, i canali di informazione, la televisione che la utilizzeremo. Noi vogliamo con voi instaurare questo rapporto, non c'è qualcuno da questa parte e dall'altra parte qualcun altro che la pensa in un altro modo. Noi insieme vogliamo fare qualcosa di bene e di positivo per questa città. Quindi insieme vogliamo lavorare per il commercio, insieme vogliamo lavorare per quello che è il turismo, insieme vogliamo lavorare per l'agricoltura, insieme vogliamo lavorare per i servizi sociali, in questo momento c'è tanto bisogno, però vi chiedo a tutti di fare uno sforzo in più e di iniziare un percorso che sia costruttivo e positivo per questa città. Grazie Aula e grazie cittadini.